Jingle Spot. Residence Traiano, sugli altipiani di Arcinazzo. Prenotate, avrete uno sconto del 30% su pernottamento e ristorante. Buonasera, che significato ha questa vittoria? Una bella risposta da parte della squadra. Sì, diciamo che siamo contenti perché non era semplice. Avevamo l'avversario peggiore, penso, in questa giornata, però abbiamo interpretato bene la gara, siamo partiti subito forti e penso che abbiamo meritato. Bisogna fare però i complimenti per questo finale di stagione, perché è un'altra vittoria, perché non era facile quest'oggi contro un avversario che all'acqua la gola e abbia tra l'altro deluso, perché l'ultima gara l'avrà a Udine con l'Udinese, ma non è tanto questo quanto il Palermo che affronterà il Verona in casa, insomma, ecco. Tra l'altro hai detto bene tu in conferenza stampa ieri, insomma, hai conosci molto bene anche questa piazza, ecco, quanta soddisfazione c'è, ma quanta poi in realtà, quanto rammarico ci deve essere per la stagione di Ecco Celeste? Tanto, perché la Lazio con l'organico che ha non può non fare l'Europa League, però capita anche questo. Purtroppo abbiamo sofferto in questa stagione, mentre l'anno scorso avevamo perso il secondo posto alla penultima contro la Roma, però ci sono queste annate per quel che riguarda queste 6-7 partite. Un complimento ai ragazzi perché hanno interpretato al meglio tutte le gare. L'espulsione di Biglia, ma anche tanti episodi poi anche a livello arbitrale di quest'oggi, non si parla mai degli arbitri, però insomma non si pensa che poi la Lazio in questo campionato abbia subito anche delle situazioni anche a livello proprio anche di pressione, più che altro a livello proprio generale da parte magari della classe arbitrale. Ah sì, dai, insomma, ho visto i rigori, forse il secondo di Maurizio si poteva dare, il primo probabilmente non c'era, ma al di là degli arbitri, io domenica sono stato espulso da Banti che non ho fatto assolutissimamente niente. Sono episodi, in questo momento siamo un pochettino sfortunati con le terne arbitrali, ma penso che potremo migliorare anche lì. Prossima gara con la Fiorentina, gara difficile, non ci sarà Biglia appunto espulso, quindi salterà la sfida, però insomma una sfida sicuramente da affrontare con la testa alta. Ma sì, è una partita difficile contro una squadra di qualità, in più mancherà il nostro capitano, però dovremo cercare di farne meno. Abbiamo sempre avuto defezioni importanti nella mia gestione e quindi dovremo cercare di giocare senza Lucas, e penso che abbiamo le corde per poterlo fare. Studio. Mister, ti volevo chiedere su Miro Klose, insomma, un altro gol, si avvicina a un altro record, tra l'altro come possibile miglior marcatore straniero della Lazio, e, insomma, una tua valutazione su un campione di questa portata. Ma è un campione che ha dato grandissima disponibilità come tutti gli altri, segna, allunga la squadra, sa quando accorciare, tanto, tanto di cappello a lui, e poi alla fine del campionato si parlerà del futuro di Miro. Adesso mi interessa ancora pensare questa settimana alla Fiorentina e poi parleremo. Grazie mister, buon rientro. Non ho più da... Residence Traiano, sugli altipiani di Arcinazzo, a due passi da Fiuggi, a un'ora di macchina da Roma. Per un weekend romantico, con gli amici, per la vostra settimana bianca, per le vostre vacanze. Residence Traiano, sulla via Sublacense. Immerso nel verde, con tutti i comfort e per il vostro piacere un ristorante ad hoc. Prenotate e ricordate il Tribunale delle Romane. Avrete uno sconto del 30% su pernottamento e ristorante. Residence Traiano, per evadere a due passi dalla vostra città.